Uomini e donne, l'ex cavaliere ha finalmente trovato l'amore. Lei si chiama Marta. Ernesto Russo è stato senza ombra di dubbio uno dei protagonisti dell'ultima edizione del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi. Proprio quest'ultimo ha iniziato la sua avventura nel programma prima come corteggiatore di Ida Platano e poi nei panni del cavaliere del trono Over, dove ha avuto modo di conoscere bene Barbara De Santi, con la quale però le cose non sono andate benissimo. Il suo percorso nei sentimenti è poi finito anzitempo dopo alcune segnalazioni arrivate sul suo conto. Si segnala che in queste ultime ore il blogger Fralof ha fatto una lunga chiacchierata su Instagram con Ernesto, che tra una cosa e l'altra ha anche annunciato di essersi fidanzato ufficialmente. Sì, sono fidanzato ufficialmente con Marta. Quest'ultimo ha poi colto la palla al balzo per svelare che ha conosciuto questa ragazza a un suo evento. Lei mi piace molto, ha 35 anni e ci siamo conosciuti in una delle serate che faccio. Hanno iniziato a frequentarsi da fine maggio e per ora pare che le cose tra loro vadano a gonfie vele. Barbara De Santi è finita nuovamente nel mirino dell'ex cavaliere del dating show. Ernesto Russo, parlando sempre della nuova fidanzata Marta in questa diretta condivisa con Fralof su Instagram, ha anche lanciato qualche frecciata velenosa alla sua ex Barbara De Santi. E, una ragazza intraprendente, ma poliedrica per davvero, non come Barbara che dice solo cazza asterisco asterisco te nel suo libro. Ma non è finita qua perché l'ex cavaliere di Uomini e Donne, il quale ha finito anzitempo la sua avventura in quello studio a causa delle segnalazioni arrivate nei suoi confronti, ha poi lanciato un'altra bella frecciata alla De Santi, asserendo di credere che si farebbe i fatti degli altri. Barbara lì dentro si è sempre fatta i cazzo asterisco degli altri. Ernesto Russo non sarà nella prossima edizione del programma quotidiano di Canale 5. Fralof su Instagram ha poi chiesto all'ex cavaliere se ritornerebbe a Uomini e Donne, qualora ovviamente le cose non andassero bene con Marta. E quest'ultimo ha immediatamente negato, asserendo di aver capito puntata dopo puntata di essere un po' incompatibile con la trasmissione condotta da Maria De Filippi. Non mi rivedrete a settembre, non sono compatibile con il programma, anche solo per i termini che ho usato su Marcello. Non ha poi nascosto di esserci rimasto male della quantità di insulti ricevuti dalla sua fidanzata su Instagram, quando ha pubblicato una foto insieme, ha ricevuto tanti insulti, non c'è solidarietà femminile. Avrei bloccato tutti, è stato terribile.